siamo pronti per andare a mettere l'apparecchio. Allora, è arrivata la dottoressa. Allora, oh, bravissima Hilary. Ok, ora mi dimostro te lo dico io, devi spingere. Aspetta, respira. Ma un po' di riso al sugo. Oh. Ragazzi, a me non mi ha fatto male. Solo che non riesco a parlare bene. Come va con l'apparecchio? Com'è? Sto mangiando bene. Voglio andare, non riesco a mangiare. Ciao a tutti, funghetti e funghettine. Aspettate un attimo, ragazzi, perché oggi è un video veramente particolare e ho bisogno del vostro supporto. Come vedete sono in macchina solo in questo momento perché Hilary è a casa con la mamma e io sto andando lì a prenderle. Hilary è agitatissima da giorni. Come sapete funghetti, qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video dove Hilary andava dal dentista e ha fatto l'impronta per l'apparecchio. Ecco, questo mese è passato, quindi oggi, proprio oggi ragazzi, Hilary dovrà mettere l'apparecchio fisso ai denti. Lei ha veramente molta paura e anche io, perché comunque quello fisso fa male, poi forse hai problemi a mangiare, non lo so. Quindi ragazzi, quello che vi chiedo è solo una cosa, il massimo supporto per questo video. Facciamo contenta Hilary, facciamogli un bel regalo. Quindi, per fare un bel regalino, noi adesso abbiamo questi iscritti. Chi di voi non è iscritto al canale si iscriva adesso in questo momento al canale, così dopo faccio vedere Hilary a quanti iscritti siamo arrivati, così lei lo prenderà come un regalo da parte vostra e capirà il vostro supporto. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a vedere questo video. Andiamo! Allora, siamo arrivati a casa di mamma Loredana e di Hilary. Adesso andiamo a trovare Hilary. Dov'è? Permesso? Salve, buongiorno! comunque stiamo registrando. Ciao ragazzi. Che hai fatto? Che stai facendo? Sto lavando i denti. Perché ti stai lavando i dentini? Perché oggi mi ho messo l'apparecchio. Sei contenta? Ragazzi, voi avete mai messo l'apparecchio? Io l'ho messo oggi. E mi raccomando, fate sempre complimenti al dentista, può essere anche non vomiti. Cioè, quindi il tuo trucco qual è? Che se tu vai dal dentista e gli fai complimenti, cioè tipo gli dici ah quanto sei bello dentista, lui non ti mette l'apparecchio? E questo è il trucco? Io non credo che funzioni. Ok, allora. Siamo pronti per andare a mettere l'apparecchio! Allora, abbiamo parcheggiato e stiamo arrivando dal dentista. Com'è? Com'è prima, poco prima dell'apparecchio? Una sensazione? Cattiva e brusca. Cattiva e brusca? Hilary, facciamo ancora in tempo a scappare, Sì. Non posso scappare? No. Perché? Perché vuoi i denti perfetti? Sì. Quindi adesso facciamo una prova, giusto? No. Sì, ma poi lo mettiamo. Cioè, facciamo una prova e lo mettiamo. Quindi. Basta. Finito. È finito. Quindi fatto. Siamo arrivati e manca veramente poco. Tra poco ci chiamerà il dentista ed entreremo dentro. Mamma Loredana, ma di che colore è l'apparecchio di Hilary? Verde acqua. Verde acqua? Dai, no. Siamo entrati, Hilary super carica. Come ti senti? Sì, così. Guardate qua, abbiamo Hulk. Qui abbiamo mercoledì. Ah no, è la mamma di Hilary. Qui abbiamo Lì c'è Elsa. E qua ci sono io. E qua c'è Hilarietta. Come va? Tu sei agitata, mamma di Hilary? No. No. No, no. Insomma, mica tanto. Allora, è arrivata la dottoressa. Dottoresse. Ah, ma forse devono fare solo una foto, Hilary. Quindi la dottoressa sì, c'ha la macchietta fotografica. Ah. Fanno entrare in uno studio odontoiatrico. Ah, ok. Vai, allora. Allarghiamo le guanciotte, ok? Allora, spingi. Oh, bravissima Hilary. Ok, oh. Sta su. Ok, ora arrivano quelle difficili, Hilary, che devo inserire uno specchio e devo tirare la guancia per fotografare gli ultimi denti in fondo, ok? Allora, io tiro un pochino, amore, Ferma così. Brava! Attimo! Ah, ma... chiusa. Ma quindi questo è un set fotografico, tipo da modelle? Ok. Okay. Mettiti così. Allora, vediamo, questo è l'apparecchio. Beh, molto bello. L'apparecchio è solo quello metallico, non è tutto. Però sembra un gioiellino. Solo qualcosa. Quindi questo qua è quello che la rimetterà, fa vedere? È
Mettiamo una farfalla. Una farfalla, è un ragnetto sul palato. Ok. Bene. Quindi adesso facciamo una prova, giusto? No. Sì, ma poi lo mettiamo. Cioè, facciamo una prova e lo mettiamo. Quindi. Non è proprio una prova, prova. Prima una prova, poi lo mettiamo subito e lo mettiamo. Ok, in maniera definitiva. Testa su. Proviamolo, Ma di che? No, bambino, ma di che paura? Quindi quando te lo dico io, devi spingere. È normale, papi, è normale, amore. Apri, amore. Apri. È normale, papi, è normale, è normale. Spingi tu. Aspetta, respira. Ha finito già, Ila. Basta, è finito. Quello che tu senti adesso è solo il momento in cui si incastra tra i dentini. Ti spingi. Amore, è già finito. Ma ti abitui. Basta. È finito. È finito. Fammi controllare questo passaggio. Sei già incastrato? Sì, ora però dobbiamo togliere. Puliamo i dentini e ci mettiamo una colla speciale, un cemento, perché ora è solo, lo sto provando per vedere se il tecnico è stato bravo. Quindi quello che senti è il papparecchio che si è spinto e che si è creato spazio tra i denti. Ma ora già non senti più niente, vero? Vai, togliamolo, testa su, bravissima. Ok, allora puliamo l'apparecchio. Allora, testa in alto. Ho paura. Sì, oh, papi. Questo è uno spazzolino per pulire i dentini. Che cos'è questo? Questo è un cemento per far aderire l'apparecchio ai dentini. Okay. Che non si deve spaccare, quindi è la cosiddetta bolla. Ok. Apri. Vieni. Bravo. Vieni, parte. Bravo. 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 Madonna, un abbraccio me lo dai però. Oh, vai. Ci vediamo tra un mese, va bene? Sì. Bravissima. Bravo, brava. Sei stata brava, papino? Uh-huh. Allora, come va? Apri un po', fa vedere. Hai capito qual è la brutta notizia? Che mo non puoi mangiare. Per un mese, ha detto, non puoi mangiare. Per un mese. Come? Per un mese. Un mese? Ma che stai dentro la milanese? Ila, dobbiamo pagare. Esattamente, dobbiamo pagare. Come parli, scusa? Quindi? Ah, però non parli malissimo, pensavo peggio. Sassofono. Cosa? Sassofono. Ma Sassari? Sassi. Eh? Sassi. Sassari. Sassari. Sassuolo? Sassuolo. Sissi? Sissi. Salsiccia? Salsiccia. Salsiccia. Come dici salsiccia? Salsiccia. Ti fa male, no? No. Hai visto? Riso può mangiare, vero? Sì. Ma un po' di riso al suo? Vabbè, quella l'hai fatto. Non fa niente, è scappato. Apriamo la busta sorpresa, vediamo cosa c'è dentro. Come va con l'apparecchio? Com'è? Sta meglio bene. Fa male? No, 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 no. Con quello ti leva il cibo da dentro l'apparecchio, capito? Allora, Ilaria è stata bravissima, veramente bravissima. Pensate, prima c'era un'altra bambina che piangeva, infatti ci eravamo un po' preoccupati, ma Ilaria è stata super brava. Adesso ovviamente non riesce molto a parlare e per il premio abbiamo preso... Cosa abbiamo preso? Una busta sorpresa. Ragazzi, a me non mi è fatto male, solo che non riesco a parlare bene. È normale, è normale. Funghetti, a voi ha fatto male apparecchio? La giornata però non è finita qui, perché dobbiamo vedere se ti farà male, se riesci a mangiare bene e cose varie. Quindi adesso andiamo a casa e faremo il primo pasto con l'apparecchio. Chissà come andrà, speriamo bene. Prima di andare a casa bisogna passare in farmacia. Perché bisogna... A prendere. Perché bisogna comprare una... Scovolino. Scovolino? Bisogna comprare uno scovolino. Che cos'è lo scovolino? Idropulsore. E che cos'è? Non ne ho idea. Eh? Non ne ho idea. Vabbè. Probabilmente sarà un qualcosa. Ah, lo so io cos'è. Forse sai cos'è? Quello che tipo tu spingi e spruzza l'acqua. Non lo so, vabbè. Facciamo una prova. Proviamo a cantare una canzone con l'apparecchio. Guardate l'apparecchio di Hilary, fallo vedere. ABCD. Cantiamo Malibu. Signore e signori, benvenuti in questa prima edizione del Festival dell'Apparecchio Cantante. La prima ad esibirsi sarà Hilary, che con l'apparecchio canterà Malibu.
stress, infermeri, lancette, siamo su il giostro, salgo e salgo le due. Salgo io che salgo, come fa? Salgo io, salgo giù. Però ti posso dire una cosa? Sei già molto brava, vero ragazzi? Ditelo anche voi, Ilari, scrivetelo. Allora, è tornata mamma Loredana dalla farmacia e ha comprato questo qui. Aspettate, ve lo faccio vedere bene. Ecco qua. Allora, come si chiama di preciso? Scusa, non ho capito. Scovolino. Come? Questo? Ecco qua, scovolino. Allora, siamo tornati a casa e apriamo la busta sorpresa. Intanto che mamma Loredana cucina, apriamo la busta sorpresa, vediamo cosa c'è dentro. Poi va, come procede l'apparecchio? Bene. Tipo, busta sorpresa. Busta sorpresa. Più alta voce? Busta sorpresa. Più alta voce? Ok, va bene, va bene. Allora, vediamo ragazzi cosa c'è all'interno della busta sorpresa. Questa, ma che è? Degli stickers, un quaderno da colorare, da Ilari non gliene frega niente di queste qua. Questo super album. Questo album, ok. Poi cos'altro hai trovato? Una borsetta. No, fighe, queste sono le piene a te. E delle unghie da attaccare. E un pennarello magico, quelli in colore. Aspetta, c'è qualcos'altro forse? Allora ragazzi, ora metto le unghie. Sta unghia non si vuole mettere. Allora ragazzi, ho finito. Non so, aspetta, ora me lo tocco perché invece delle unghie metto sto coso, che è il trucco, però visto che le unghie non mi vanno, metto sto qua, che non so nemmeno se è il trucco o qualcos'altro. Ila, ma che ti stai a mettere, scusa? Ti sei accorta che quello è cucito per la bocca? E quindi te lo stai mettendo come smalto? E quindi? Ila, ma non si può guardare! Ma non è vero! È solo perché sei invidiosa. Beh, certo. Allora, è arrivato ragazzi il momento fatidico. Quello dove Ilari mangerà per la prima volta con l'apparecchio. Mamma, buon appetito! Io mangio subito. Vediamo come va con l'apparecchio. Com'è? Sto mangiando bene. Eccola. Vabbè, piano piano, ma non ti preoccupare. Mi sei distratto, credo. No, stai calma, papi, ferma, non è tutto normale. Fa vedere. È normalissimo. È normale, papino. Sì, ce l'hai sopra, però non fa niente. Continua a mangiare, quando hai finito di mangiare lo togliamo. Aspetta, amore, papi. Amore, ascoltami. Aspetta, un attimino. Hai appena iniziato a mangiare, è la prima volta che provi, amore. Devi stare calma, ci vuole pazienza. Che senti? È strano. Non è niente, apri. Fai male? No. Con quello ti leva il cibo da dentro l'apparecchio, capito? Certo, però lo facciamo quando ti devi mangiare, non ti preoccupare se sei incastra mentre mangi. Cerca di non mandarlo sul palato, Ilari. Mastica al lato e mandi giù. Prova, piano piano. Non più riesco proprio. Amore, pure che ti sei incastra, che se ne frega, quando devi mangiare togliamo. Papino, è normale? Non si incasta per sopra purtroppo, mammi. Ok? Sennò dopo ce la mettono, io sono matta. Ha detto che quando dovrai mettere quello sotto, quello è quello mobile, che possiamo togliere ogni volta che mangi, ok? Come immaginavamo, infatti mi dà un po' fastidio l'apparecchio perché quando mangio ovviamente il cibo va nell'apparecchio, però piano piano ci si allena e piano piano ci si impara anche a mangiare con l'apparecchio. Bisogna avere un po' di pazienza. Adesso stanco un attimo. Allora, piano pianino Ilari sta riuscendo a mangiare qualcosa. Adesso sta mangiando una merendina proprio a rallentatore. Come va? Male. Eh? Male.
Però vabbè. Guarda, mi fa perdere più fame. Eh? Mi fa perdere più fame. Che vuol dire? Ti è passata la fame? Sì. Però devi mangiare, papino. Ma che cacchio muoio, è schifo. Devi prendere uno yogurt? Guarda, non voglio niente. Eh? Non voglio niente. Perché non vuoi niente? No. Ragazzi, qui la situazione è veramente complicata, perché qui non riusciamo a mangiare. Noi usciamo, andiamo al supermercato magari a comprare uno yogurtino che Hilary così non deve masticare. Facciamo una cosa, se proprio ci tenete potete scriverci su Instagram, qui, guardate, questa qui è la nostra pagina, mi raccomando che abbiamo anche tantissime fanpage, ma il nostro profilo è questo qua, quindi lo riconoscete anche dal numero di follower. Magari quando finisce questo video andate su Instagram, iscrivetevi al nostro canale Instagram, seguiteci e scriveteci magari qualche messaggio di supporto per Hilary, oppure noi ci basterà solo solamente che ci seguite, perché siamo felicissimi, e da lì potete seguire anche le nostre storie Instagram per vedere cosa facciamo durante il giorno. Quindi funghetti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, e ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao.